Bene, allora adesso che abbiamo visto più o meno il dasto 3D a grandi linee, vediamo invece, facciamo una cosa da zero. Quindi facciamo un new, quindi diciamo yes e partiamo da lui vuoto. Quindi è qui che vi dicevo che rimaniamo un po' abbandonati, perché l'unica cosa che possiamo fare è fare un più, quindi facciamo più qua. Vedete che facendo un più viene fuori un cerchiolino, clicchiamo, vedete che viene un primo cerchio, quindi andiamo sotto e facciamo questo qui che diventerà una specie di cilindro. Vedete che qui, quando abbiamo finito, diciamo che se questa è la testa del nostro animale, premiamo tasto destro e poi possiamo vedere che lui ci sta costruendo una testa molto squadrata. Però qui sulla destra abbiamo il nostra testolina e possiamo dirgli, come abbiamo visto prima, che la vogliamo suddividerla, quindi viene un pochino più suddivisa. Ed eventualmente possiamo arrotondarla. Vedete, quindi abbiamo messo il cerchio e poi vedete questo qui è una specie di U che ci fa vedere che l'abbiamo un po' arrotondata. Quindi, se, supponendo che questa sia la testa del nostro animale, probabilmente sarà un po' più questo sarà un po' più largo, quindi amplieremo con la rotellina, la facciamo verso l'alto e quindi lui fa, diciamo, questo fenomeno, perché abbiamo, per dire, questa la testa. Ora, nel caso della testa, probabilmente vista di fronte o vista di lato è abbastanza simile e quindi non c'è molto da dire. Però a questo punto cosa facciamo? Clicchiamo fuori, quindi non aver niente selezionato, e proviamo a vedere se riusciamo a costruire il corpo. E per il corpo facciamo ancora un vediamo un po' se ce la facciamo, quindi facciamo più, quindi vedete che aggiungiamo il corpo lo facciamo qui lateralmente, quindi cosa facciamo? Cominciamo a cliccare, vedete che compare un secondo oggetto e poi facciamo il resto del corpo. Però vedete che qui c'è un piccolo problema, nel senso che abbiamo cioè, quando clicco viene fuori la parte rossa. E, vabbè, adesso magari terminiamo anche con una specie di coda. Ma in realtà quello che noi vogliamo è di avere tutta questa parte rossa allineata cioè, qui è sbagliato in realtà, vedete che ce l'ha messa un po' staccata. Quindi il problema è che dobbiamo niente, dobbiamo rifarlo in realtà, Ctrl Z, facciamo Ctrl Z e cerchiamo di partire con un rosso qua. Quindi facciamo di nuovo un più, facciamo qui, cerchiamo di metterlo, vedete che è rosso, ok? E però lo prendiamo lateralmente questo. Clicchiamo qua e poi qui dobbiamo cercare di aggiungerlo, quindi per aggiungerlo dobbiamo estenderlo e l'estensione lo si fa, vediamo, credo con add, quindi facciamo add qua e quindi aggiungiamo la parte del corpo che volevamo fare, quindi aggiungiamo la parte del corpo e vedete che a questo punto vediamo che ce l'ha aggiunto, ma dobbiamo unirlo, quindi lo abbassiamo, vedete che quando lo abbassiamo lui si unisce fondamentalmente al resto, quindi noi facciamo il corpo così, poi essendo che questo è il nostro, dovrebbe essere la parte del nostro animale, probabilmente questo qui il collo va bene così, ma questo probabilmente dobbiamo farlo un pochino più spesso, quindi andiamo qua, lo facciamo un po' più spesso. Questo lo facciamo un po' più spesso, forse il centro del corpo dell'animale lo facciamo ancora più spesso e così vedete che stiamo facendo il corpo dell'animale, qualunque esso sia. Adesso qui con Shift cerchiamo insomma di
di sopravvivere insomma con questo sistema. Così abbiamo fatto per dire questo corpo. Anche qua possiamo aggiungere queste due che ce lo arrotondano un po', e così abbiamo cominciato a fare questa cosa. Ora, se vogliamo fare le zampe, per dire, basterà che andiamo ancora a fare un più e ci cerchiamo di aggiungere una zampa. La zampa la facciamo uscire lateralmente, quindi cominciamo da qua. Quindi facciamo una zampina, una qualcosa che esce verso il giù. Vedete che quindi questa è la zampa. E poi la cerchiamo di unire in qualche modo a quello già presente. Quindi se noi vogliamo, questo era il collo, quindi questa zampa la vogliamo unire tipo qua, vedete che si unisce. E poi possiamo aggiustare la zampa in modo tale che sia nelle modalità che vogliamo, no? Quindi questo vedete che abbiamo fatto una specie di zampa. Adesso anche voi quando fate questi esperimenti li potete fare all'inizio tutti molto informi, così giusto per cominciare a prendere confidenza con lo strumento. Come vedete lo strumento non è facile da prendere confidenza, però ricordatevi che ad esempio io suggerisco di mettere questi due, così viene un po' più arrotondato, vedete? E poi la cosa interessante delle zampe è che spesso sono da intendersi simmetriche, quindi mettiamo qua la simmetria e così abbiamo la zampa che va sia in un senso o nell'altro. Ora, se noi vogliamo ottenere un certo effetto, tipo che questa zampa, per dire, gira un po' più in là, magari un po' più cicciottella in certi posti, possiamo operare, come abbiamo visto, su questi e quindi ottenere praticamente i vari effetti che possiamo desiderare. Quindi vedete, questa qui è una zampa, qui magari facciamo il punto di innesto un pochino più grosso, ok? Quindi per dire, questo è un piccolo esempio, no? Di ciò che vogliamo fare. Poi questa zampa qua possiamo costruirla anche qua in fondo, quindi possiamo fare un altro, anche qua facciamo il tasto destro add, aggiungiamo un, ecco qua però CTRL Z, ricordiamoci sempre che l'add, facciamo un add rosso qua. Poi lo andiamo a prendere qua e lo spostiamo praticamente come zampa posteriore e qui possiamo aggiungere e aggiungiamo praticamente i vari pezzi che sono sufficienti per fare la zampa di dietro. Qua per fare in modo tale che si unisca lo mettiamo nel corpo. Anche qua ricordiamoci di fare arrotondato, le estremità arrotondate. E poi eventualmente simmetrico se vogliamo fare praticamente anche questo effetto. Quindi a questo punto siamo quasi a posto, dobbiamo solo fare la coda e la coda possiamo semplicemente allungare questa per dire. Quindi possiamo, qui potremmo anche selezionare tutto questo e con lo shift, no, niente, dovrebbe potersi muovere in realtà. Non si può, poi scoprirò come si fa. Comunque allunghiamo la coda anche qua. Quindi facciamo questo, facciamo add e generiamo. Vabbè, in questo caso abbiamo fatto un pezzettino, un frammento di coda, che quella va benissimo. Quindi abbiamo il nostro oggetto. Il nostro animaletto l'abbiamo fatto. Ora, questo al solito sono degli sgorbi, ma se vedete che alcune di queste cose sono da correggere, ad esempio se il corpo è da fare più grosso, scegliete il punto, quindi questo qui praticamente è il corpo che lo vedete qua, lo selezioniamo, e magari nascondiamo gli altri, quindi clicchiamo qua sugli altri pezzi, rimane soltanto il corpo
E quindi il corpo può essere manipolato lateralmente, ad esempio possiamo fare S, questo per farlo un po' più largo, vedete? E quindi abbiamo manipolato il nostro animaletto. Ora, supponendo di avere questo animale, CTRL Z perché, e cliccate. Per esportarlo su Blender, la cosa più semplice in assoluto è semplicemente quella di... Beh, intanto potete fare il save del vostro elaborato, ma se no fate un export as OBJ. Export as OBJ sotto downloads lo chiamiamo al solito sgorbio, serve solo per imparare. Quindi è un OBJ che si chiama sgorbio sotto downloads. A questo punto dovete andare sotto Blender, questa è una versione molto vecchia, ma comunque il concetto dovrebbe, spero che funzioni anche adesso. Quindi apriamo questo Blender. Ok, vedete che mancano i colori delle ultime versioni, però spero che le altre cose siano adeguate. Quindi cosa facciamo? Cancelliamo con la X il nostro cubo e poi andiamo a fare file import e prendiamo OBJ, wavefront OBJ, e lo andiamo a prendere dal nostro downloads. Abbiamo sgorbio.obj. Allora vedete che l'abbiamo importato ed è tutto molto molto low poly. Tra l'altro possiamo vederlo credo con un certo tipo di shading. Questo qui è lo shading, quindi se lo vogliamo avere un pochino più raffinato lo possiamo aggiungere il modificatore della vediamo, qui ci sono object mode, lo clicchiamo, ok, qui abbiamo il modificatore, il subsurf. Vedete che lo rende un pochino più gradevole e poi facciamo ancora il Shade Smooth e così abbiamo una figura interessante. E poi per il resto, per ottenere l'effetto che abbiamo visto la volta scorsa, dovremmo aggiungere qui, adesso non ve lo faccio vedere perché l'ho fatto vedere prima, background, gli mettiamo un'immagine di environment. E poi nel nostro oggettino, quindi qui il materiale di questo oggetto, adesso vedete che ha preso un default OBJ, gli andate poi a mettere le altre caratteristiche che abbiamo visto, che erano in particolare erano il metallico, ad esempio, che lo fa diventare bello metallico, il specular l'abbiamo messo a 1 e la roughness la mettiamo, diciamo, un po' più bassa, in modo tale che specchi tutte le cose circostanti. E così, se siete adesso qui non c'ho un environment text, quindi non ve lo faccio vedere, ma voi sicuramente, avendo fatto il corso della settimana scorsa, sapete come mettere un environment texture e ottenere un effetto simile a quello che ho pubblicato sul gruppo Facebook. Credo che con queste piccole cose dovreste essere in grado di produrre sgorbietti simili a questo. Ci vediamo a lezione.